cosa che ci resta da fare è provare con le caramelle che abbiamo trovato. Amore, siamo pronti? È tutto? Caramelle, casa. Le ho. Caramelle, ce li hai. Andiamo. No, no, pronti. Polpetta, 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 guarda, è guarda, il giubbotto guarda. Suo, è il giubbotto suo. È il giubbotto suo. Di Aurora. Perché la porta è aperta? L'avevi chiusa quando sei sceso? Sì, che chiuso la porta. Sei sicuro? Sì, Polpetta, non chiuso la porta. Ma cosa è successo qui? Cosa dica? Sono entrati in casa? Oddio, ma c'è qualcuno! Oddio! Chi sei? Polpetta, prendiamolo! Tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, voi come state? Noi siamo alquanto scombussolati per quello che è successo l'altro giorno ed è giunta l'ora di riordinare la casa. Noi abbiamo provato a far finta di niente, però è qualcosa di davvero davvero grave quello che è successo. Ragazzi, voi siete stati molto attenti nel video e abbiamo notato che c'era veramente qualcuno che ci spiava mentre scendevamo le scale, ma soprattutto ci avete dato tantissimi consigli, quindi adesso penso che sia il caso di sistemare tutto il casino che ci è rimasto e di seguire i vostri consigli e di controllare dei piccoli dettagli. Hai proprio ragione, sai Polpetta? Ci hanno fatto notare alcuni piccoli dettagli. Come vedete per terra c'è davvero una gran confusione. Quindi sicuramente lui potrebbe aver lasciato qualche traccia. Tu che dici, piccolo Rosco? Anche secondo te? Anche secondo Aurora? Comunque, come avete detto voi, potrebbe aver perso qualcosa, Aurora. Potrebbe aver lasciato qualche traccia, potrebbe aver perso un pezzo di guanto, tante potrebbero essere le cose. E sono tutti indizi che ci aiuterebbero magari a capire chi è questa persona. Perché ti ripeto, non possiamo neanche chiamare la polizia, cioè alla fine, cosa le diciamo? È entrato un uomo mascherato di giallo? Chi ci crederebbe? Nessuno ci crederebbe. È una situazione davvero brutta, ragazzi. Però con il vostro aiuto sicuramente riusciremo a venirne a capo. Ora direi di incominciare a riordinare tutto qua. Ora non puoi chiamare la polizia che stai parlando al telefono. Direi di incominciare a riordinare tutto quanto e magari sperare che qualcuno abbia lasciato, chiamiamolo qualcuno, perché non sappiamo minimamente chi è questa persona, abbia lasciato qualche traccia. Speriamo, è l'unico tentativo che abbiamo per venirne a capo, perché davvero non sappiamo più come sbattere la testa. Io direi come prima cosa di iniziare a sistemare, perché in mezzo a tutto questo casino sicuramente non troviamo alcuna traccia. Più che altro, Polpetta, scusami se ti interrompo, ma non riesco a capire il motivo per cui lui ci abbia lasciato il giubbotto di Aurora. Cioè, che senso ha? Sicuramente lui vuole dirci qualcosa. Io te l'ho detto sin da subito che secondo me c'era qualcosa sotto e che lui voleva solo probabilmente spaventarci. Quindi lui ci sta nascondendo qualcosa e io sono sicura che tutto questo casino che lui ha lasciato non è tanto fatto per caso. Anche se sono sincera, mi dà un po' fastidio toccare. Guardate che confusione che ci ha lasciato, ragazzi. Cioè, mi dà un po' fastidio toccare dove qualcuno ha già toccato. Sapete, un po' come quando vi entrano i ladri in casa che mettono le mani sulla vostra privacy. Non mi piace. Aurora sta già aiutando, Aurora. Cosa Aurora, amore, stai già aiutando a sistemare te. Iniziamo a sistemare, iniziamo a prendere il primo secchio dei giocattoli, che è quello che è stato svuotato. E cerchiamo qualche indizio. Inizio io, dai. Mi raccomando, ragazzi, voi occhi sempre ben aperti, perché ci state aiutando tantissimo. Sai, allora, stavo pensando, e se lui ci avesse lasciato quell'indizio là, appunto, solo per farci uscire di casa? Il problema è, cosa vuole in casa nostra lui? Cioè, non riesco a capire. Perché è venuto qua? Che senso ha? Da quel che abbiamo guardato in questi giorni non è riuscito a prendere niente. Però non lo so, qualcosa sicuramente è venuto a fare. Peccato, una persona non entra in casa di un'altra persona senza un motivo. Se entri, un motivo c'è e noi lo scopriremo. Guarda che casino che ha lasciato. Comunque, voi ci avete dato parecchi aiuti, diciamo. Ci avete detto di controllare in mezzo a questi fogli. Confermo.
anche se io li vedo tutti. Vabbè, Polpetta, ma lasciamola ai fogli, i fogli sono solo cartacei. E cominciamo a sistemare tutti i giochi. Comunque veramente, cioè, un casino ha fatto un disastro, ragazzi, ha fatto davvero un disastro. Si però, è presa perfino con il giocattolo di Aurora, con il piccolo Dyson di Aurora. Potrebbe essere un indizio. Cioè, io non penso che sia una casualità che abbia distrutto solo i giochi di Aurora, poi tutti i documenti per terra, tutte le visite sue. Cioè, non ha toccato niente di nostro, non c'è mezzo segno, abbiamo controllato in camera i nostri documenti, le nostre cose preziose. E veramente, lui ha toccato solo le cose di Aurora. Questo secondo me è un indizio da non sottovalutare. C'è qualcosa dietro e dobbiamo arrivare a capo di questa situazione per evitare che possa succedere qualcos'altro di molto molto grave. Comunque, io penso sia arrivato il momento di sistemare questo casino. Fatevi trovare, sembra tipo che dobbiamo giocare a nascondino e che Aurora deve trovarci, cioè non ha senso, secondo me ci sta solamente prendendo in giro, sta giocando e noi ci stiamo cascando come peri, è l'unica. La prendi un po' troppo alla leggera però, Polpetta, ricordati che quello che la prende alla leggera di solito sono io, però questa volta sono davvero molto preoccupato perché stanno giocando con nostra figlia e questa cosa non è affatto bella. Oltretutto ci sono entrati anche in casa, quindi io proprio non scherzerei affatto su questa cosa. Dobbiamo capire veramente chi è entrato in casa nostra e perché sono entrati in casa nostra, ma soprattutto perché ce l'hanno con noi e perché ce l'hanno con Aurora dell'altro mondo. Cioè, ci sono un sacco di domande, ragazzi, però ora, allora, direi che nei giochi non c'è niente, giusto Tata? È vero, alquanto convinta, tu li hai già esplorati tutti, ti tengo duro per un lato, va bene? Però nei fogli non si sa, quindi Polpetta, aiutami a cercare i fogli, magari troviamo altri indizi. Ti ripeto, questa volta stai proprio esagerando, cioè veramente tu hai paura di un biglietto del genere, cioè... Mi sa che la prendi un po' troppo alla leggera. Allora la devi trovare, ma è un gioco, cioè vedrai che non ci sarà nient'altro. Sì, questi sono fare, fogli. Guarda, wow, guarda cosa c'è scritto, niente, non c'è niente, non c'è niente, vuoto, niente, quanti vuoto. Trovati? Oddio, cos'hai trovato? Forse c'è qualcos'altro. Se volete trovare. Che vuol dire? Prova a collegarmi, Polpetta, facci vedere. Aurora, fatemi trovare se volete trovare. Aurora, fatti trovare se volete trovare. Che vuol dire Aurora, fatemi trovare se volete trovare? Forse così non ha senso, proviamo non a girarli. No. Se volete trovare Aurora, fatemi trovare, oh! Manca qualcosa, Polpetta, continua a cercare gli altri. La stai prendendo davvero troppo alla leggera. Vuoto. Vuoto. Vuoti. Polpetta, l'ho trovato, l'ho trovato, l'ho trovato. Tu? Allora, era. Allora, mettiamoci insieme. Se volete trovare Aurora, fatevi trovare
dove tutto è iniziato. Ma è firmato Dottor Jabu. E chi è questo Dottor Jabu? È il tizio tutto giallo, Dottor Jabu. Questo è un pazzo, altro che Dottor Jabu. Non è un dottore, è un pazzo sfrenato. C'è entrato in casa e ci ha lasciato queste cose. Che vuol dire tutta sta cosa? Se volete trovarlo Lola, fatemi trovare dove tutto è iniziato. Che vuol dire? Ragazzi, aiutateci anche voi da casa. Cosa vuol dire? Se volete trovare Aurora, ok, fino a qua ci siamo, fatemi trovare dove tutto è iniziato. Io so dove tutto è iniziato. Dov'è che tutto è iniziato, scusami? Ti ricordi? La caramella, il fan, lì è iniziato tutto. Lì dove siamo andati a trovare le ultime caramelle. Ma io mi sarei accorta però se fosse stato travestito in un modo strano. E soprattutto se fosse stato travestito di giallo. Magari... Ma tu eri la prima a dire che era un gioco. Ma magari forse non lo è. Magari è lui, come mi dico con la mamma. Magari è qualcun altro mandato da lui. Ovviamente c'è qualcosa. Oh, allora, cosa ne pensi? Lei già. Picca, vorrei avere la tua spensieratezza. Amore, telefono, dobbiamo trovare Lauri nell'altro mondo. Ci devi aiutare se sai qualcosa. Qualcosa ancora non torna però. Noi non abbiamo più caramelle, non abbiamo più niente. Come facciamo a ritornare nel suo mondo, ragazzi? Non ha senso, Polpetta, davvero non ha senso. Come facciamo a ritornare di là nel punto in cui vi siete incontrati se non abbiamo le caramelle? Cioè, non lo so, non riesco a capire. Secondo me ci stiamo sbagliando, Polpetta, perché non avrebbe senso. Secondo me è dove abbiamo perso Aurora nell'altro mondo. Là tutto è cominciato. Lui era là che voleva farci arrivare. Non dove ti sei incontrata con lui la prima. Lui, pensiamo lui la prima volta. Quindi Polpetta, secondo me dobbiamo andare là. Il problema è, come facciamo ad andare là se non abbiamo più caramelle? Un'altra cosa che non abbiamo controllato, che voi in realtà ci avete tanto fatto notare, è l'aspirapolvere di Aurora, che era buttata qui in mezzo, ma... Poverina, cosa c'entrava l'aspirapolvere di Aurora? Io non penso, qua non c'è nulla. Eh no, è un mini Dyson normale, Polpetta, non c'è niente di che, mi sembra. Non c'è niente di che, almeno che si apre qui, se sai. Non lo so, si non l'abbiamo quasi mai usata. Forse non qui... Non vedere come si apre. Amore. Caramelle! Amore, ci quante sono? Quante ce ne sono? Due. Due caramelle! Avevate ragione! Possiamo tornare dove tutto è iniziato! Abbiamo un'altra possibilità! I want you to be happier. Because I'm happy. When I'm wiser and I'm older. Cause you make me feel like. Because I'm